Come sapete, il Movimento 5 Stelle non si allea con nessuno, né prima del ballottaggio né ovviamente durante le elezioni come è avvenuto finora. È una regola che abbiamo rispettato in tutta Italia con tutte le altre liste e che manterremo. Il voto è libero, ognuno sceglie liberamente se andare a votare o meno, così come liberamente sceglierà il 6-7 maggio se votare il Movimento 5 Stelle o meno. Quindi noi siamo per un voto libero sia il 6-7 maggio sia eventualmente al ballottaggio. Non daremo assolutamente nessuna indicazione e non verrà fatto nessun apparentamento. Massimo Costa. Noi non ci poniamo assolutamente il problema perché siamo certi di vincere al primo turno. E quindi sul ballottaggio non ci pensate. No, assolutamente Per quanto ci sia però un patto scritto di un partito, però non è uno dei partiti che sostiene la sua candidatura, che è il PDL, che ha detto che il mio è un eventualmente. progetto civico che guarda alla città e sul progetto sono tutti bene accetti. Quindi non riguarda chiaramente la sua persona. Fabrizio Ferrandelli. Sì, intanto io non ritengo di dover rispondere oltre su GESIP, credo di aver risposto sempre puntualmente in questi 5 anni di opposizione costruttiva, ho sempre indicato proposte e strategie e poi qui le domande le fa lei, non me le fa Costa. Per quanto riguarda invece il ballottaggio, è chiaro che andremo al ballottaggio, i nostri dati ci fanno anche, diciamo, rallegrare su quelli che sono i risultati importanti, per cui credo che chiederò sicuramente il sostegno ad Orlando e alle forze politiche che Orlando hanno sostenuto, perché io mi riconosco ancora in quel patto, che è il patto con 30.000 elettori delle primarie che hanno indicato i perimetri di una coalizione, e quindi mi auguro che al ballottaggio questa coalizione possa nuovamente ritrovare la motivazione e la ragione per stare insieme e dare finalmente a questa città un'alternativa vera rispetto a quelli che l'hanno predato nel corso di questi anni. Quindi un quadro, diciamo, di ritorno a un'unità del centro-sinistra, quella che si è rotta. Che Orlando ha rotto, tradendo chiaramente gli elettori e tradendo il popolo del centro-sinistra e la speranza di vincere immediatamente al primo turno su Massimo Costa. Massimo Costa si terrà i suoi dubbi su GESIP, ma Fabrizio Ferrandelli Sono un cittadino anch'io, ha ne sono abbastanza di risposto soldi, dubbi. Io nella già ho sua. detto come affrontare il tema GESIP Ha da anni, dato delle. mentre Cammarata e i suoi uomini lo levavano dal piano triennale del nostro bilancio, dicevo cosa bisognava fare per GESIP. In questi ultimi anni molto, molto combattuti in quel consiglio comunale, Giusto, molto. giusto, giusto per una precisazione, fra gli uomini che cita Fabrizio proprio al bilancio c'era l'assessore al bilancio che è Vizzini che lo sostiene, giusto per la precisazione. Anche accade Non era anche assessore, questo, non era però assessore al era bilancio, non era assessore al bilancio, non era assessore al stato assessore al bilancio bilancio della giunta per sei Cammarata. mesi, i primi 6 mesi di Cammarata. Gli uomini che hanno levato l'anno scorso dal pluriennale del bilancio sono tutti quelli che stanno sostenendo la tua candidatura, caro Massimo, che di civico non ha nulla. Meno male che non ho nessuno dei due alle spalle, lei non è assessori, vado, no, gli ex assessori li abbiamo assessori, proposti, ma non sono sicuramente della ex vecchia politica, assessori, quindi. ma neanche i miei, Comunque, insomma, di quelli degli ultimi mi 20 anni. state aiutando con questo. Bravi, no, ma Siamo giovani, non a caso. Perché tutto rimanga come vostro costume nell'alveo della bella dialettica, siete tutte persone garbate, quindi è giusto che sia così. Però mi aiutate ad arrivare all'altra domanda che volevo farvi. Sì, ce la facciamo, ancora abbiamo un attimo di tempo per questa domanda. Volevo chiedervi, ma non è che sta succedendo qualcosa di strano in questa campagna elettorale? Ve la dico, diciamo, dal mio punto di vista. Mi sembra che ci sia stato per un bel pezzo una corsa all'apparire un po' come la novità nello scenario politico. Voi anche una scelta, credo, anche dettata dal momento, dal contesto storico, insomma, c'è una grande disaffezione da parte degli elettori verso i partiti, una grande sfiducia verso i partiti, c'è anche un giudizio diffuso abbastanza negativo sulla precedente amministrazione. Poi però è arrivato in campagna elettorale un competitor che è Lulu Orlando, che invece ha impostato la sua campagna tutta su un altro concetto, sul concetto esattamente opposto. Dicevo, io sono vecchio e me ne vanto, diciamo, perché alla fine io sono affidabile perché esperto. La reimpostereste nuovamente così questa campagna elettorale con questo sforzo di trasmettere questa immagine di novità, perché comunque ritenete sia un valore che faccia presa, forse Fabrizio Ferrandelli tocca adesso.
Sì, devo dire che non bisogna rimodulare nulla. Io rappresento una novità ma anche una certezza. In questa città ci sono attivamente da 10 anni, prima nel mondo del volontariato, del sociale, e poi da 5 anni credo di essere stato una punta avanzata dell'opposizione a questo modo di gestire la città. Ed è chiaro che la novità rappresenta l'uscire fuori rispetto a quelle che sono le dinamiche dei partiti. Io rappresento una certezza per questa città perché rappresento colui che c'è stato in questi 5 anni. In questi anni, mentre altri facevano altro, giocavano a tennis con Cammarata oppure erano in giro per il mondo a fare comunicati stampa, io ero qui a fianco dei palermitani, accanto ad ogni vertenza, accanto ad ogni sofferenza, ad ogni proposta, ad ogni sogno, ad ogni desiderio. Ma la novità sta proprio nel fatto di riuscirsi ad imporre nonostante i veti, nonostante i diktat, nonostante le decisioni che erano state prese fuori dai confini di Palermo ed erano state prese a Roma. La mia è una candidatura che viene fuori vincendo ad un gioco democratico come quello delle primarie, e viene fuori per la prima volta un candidato senza partito, un candidato che ha rotto gli schemi e che poi viene sostenuto da tutte le forze che in quegli schemi e in quel patto con i cittadini si sono riconosciuti. Per cui credo di poter rappresentare entrambi. Io posso fare una domanda secca, da giornalista, non so resistere. Ma a proposito, un candidato senza partito. Ma adesso un passaggio che mi sembrerebbe in qualche modo naturale potrebbe essere il suo avvicinamento, il suo ingresso nel Partito Democratico. Ci ha pensato oppure è una cosa a cui per il momento non pensi? Guardi, io sono molto contento della mia indipendenza e soprattutto di condividere insieme a tutti questi partiti anche un momento di costruzione. Io credo fermamente nell'impegno che mi viene dato dal Partito Socialista, così come da Sinistra Ecologia e Libertà e anche dallo stesso Partito Democratico. Non sono distante da tutti e tre, ma sicuramente sto bene con tutti e tre, per cui non sento l'esigenza di aderire all'uno piuttosto che all'altro. Ok, mi toccava fare questa domanda. Massimo Costa adesso, Riccardo Nuti. Uguale. Sì, Riccardo Nuti, perché poco fa ha concluso Nuti. Beh, diciamo che io non ho l'esigenza o comunque il pensiero di rimodulare la campagna, l'immagine data durante la campagna, semplicemente perché io sono Riccardo Nuti, sono una persona totalmente nuova nello scenario politico, così come il Movimento 5 Stelle, che è nato 2 anni fa appunto come Movimento 5 Stelle, si sta proponendo. Quindi non è che si tratta di un'immagine, è soprattutto il contenuto che bisogna guardare, perché se io dico sono nuovo, sono della società civile, sono di un movimento civico, ma dietro ho comunque i partiti che mi appoggiano, come dire, è un po' una presa in giro. Cioè io lo potrei pure dire che sono fuori dal solito schema dei partiti, ma se dietro ce li ho, di che stiamo parlando? Quindi siccome noi non crediamo più in questi partiti attuali italiani, è chiaro che non ci alleiamo con nessuno e non ci facciamo appoggiare da nessuno di questi soggetti politici. Quindi no, non rifarei, rispondendo alla domanda seccamente, un restyling della mia campagna, soprattutto dal punto di vista di immagine, perché è il contenuto che è nuovo e quindi di conseguenza l'immagine non può che essere questa. Toscano, prego. Una precisazione soltanto, sì. Perché io credo che l'essere libero dalle logiche dei partiti non significhi però che i partiti non servono. Io mi sto candidando a fare il sindaco di Palermo. Il sindaco di Palermo lo si fa anche mettendo insieme schieramenti e numeri. Io non mi sto candidando come Nuti a fare una battaglia testimoniale di valore, di prestigio, ma che cerca di portare avanti soltanto qualche consigliere comunale. Io non sto facendo una campagna di testimonianza per il consiglio comunale. Io ho presentato un programma serio. Finisco e giustamente mi replico. Io credo talmente in questo percorso di governare Palermo che non mi sono l'unico candidato che non è candidato neanche al consiglio comunale e che non ha un paracadute. Però è chiaro che se vuoi governare devi governare con una coalizione, e per fare una coalizione i partiti sono necessari. C'è un giudizio sui partiti chiaramente diverso dal legittimo, direi chiaramente diverso. Legittimo, ci mancherebbe legittimo, altro, ci mancherebbe. Però ha fatto bene Fabrizio Ferrandelli a sottolinearlo. Massimo Costa. Per quanto mi riguarda, io non ho nessuna tessera di partito, non ho mai fatto politica e non farò tra l'altro politica neanche dopo. Io mi candido a fare l'amministratore di questa città. Ho dimostrato di essere talmente libero dagli schemi politici che rispetto al mio progetto c'è chi aderisce, chi va via, il progetto non cambia, la mia faccia non cambia. Tutti qua raccontano di essere certamente una novità. Riccardo lo riconosco perché lo è
Certamente un po' meno lo riconosco a Fabrizio, che di partiti ne ha cambiati 4 o 5, per cui sicuramente ho avuto soltanto una tessera, che è la tessera dell'Italia dei Valori, seppure disinformato. Per carità, sapevo che c'era un avvicinamento con adesso ti ho informato, adesso ti ho informato. Poi quando mi informerai sulla GESIP magari interesserà di più ai cittadini. Ah, poi mi telefonerete. Interesserà di più ai cittadini. Io capisco che tu non abbia idee per GESIP e cerchi aiuto, però se vuoi ti puoi leggere il mio programma. Stai assolutamente sereno, che le idee ce le abbiamo chiarissime, solo che bisogna essere onesti con i cittadini. Questa come è sempre stato, mi ha sempre contraddistinto. L'unico punto importante, posso rispondere? Quindi, se la novità. Andiamo se al concetto di novità. Dicevo, l'unica novità rispetto a tutti gli altri, eccetto Riccardo, al quale riconosco sicuramente di essere una novità nello scenario politico, sono io, che ho un progetto civico per questa città, che è aperto a tutti, al contributo di tutti, anche a quello di Fabrizio, se ne avesse voglia. Per cui noi ci rivolgiamo direttamente ai cittadini sulle cose da fare. Per cui non abbiamo nulla da cambiare rispetto né alla nostra comunicazione, tantomeno rispetto al nostro progetto, e tanto non abbiamo nulla da cambiare che lo abbiamo dimostrato. Cioè, andiamo oltre le logiche della convenienza politica. Io ho scelto una squadra di assessori che non è fatta da logiche di spartizione, è fatta da logiche di competenza. C'è gente di tutte le estrazioni culturali, sono stato rimproverato anche di avere gente di sinistra che non è vicina alle logiche dei partiti che mi supportano, ma la mia, ripeto, è un'esperienza assolutamente diversa. Noi siamo un'anomalia di sistema e siamo convinti che bisogna andare oltre gli schemi dei partiti, partendo dalle cose da fare. Per questo ci tengo molto a capire anche cosa vogliono fare gli altri candidati sindaci. Non è un volere attaccare nessuno, ma siccome sono un cittadino anch'io, voglio comprendere esattamente cosa vuole fare ciascuno degli altri. Bene, mi sembra un'aspirazione legittima che credo abbiamo in qualche modo, alla quale credo siamo venuti incontro, non tanto per Massimo Costa quanto per i nostri lettori, per chi ci segue su Live Sicilia, perché credo che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare nel merito e nella concretezza delle questioni questi tre candidati. È stata una bella occasione di confronto e ringrazio veramente tutti voi per il contributo che avete portato a questo dibattito. Ringrazio ovviamente i lettori di Live Sicilia, faccio a tutti voi un in bocca al lupo, grazie per essere stati con noi. Grazie. Crepi il lupo.